insieme a tutti voi vogliono dimostrarvi ciò che hanno imparato. Hanno raggiunto dei grandi obiettivi. Ringraziamo il dirigente scolastico per la sua presenza, il dottor Pietro Corvino, a cui va un grande applauso, per la sua disponibilità. Ringraziamo la signora Cesarina, la nostra collaboratrice, Giuseppe che non lo vedo. Ringraziamo anche i collaboratori scolastici, Amedeo, Angelo, che sono lì, Cesario, tutti quanti, che senza di loro non potremmo andare avanti. E niente, siamo qui perché questa sera i vostri bambini faranno questa piccola drammatizzazione, il cui titolo è Il folletto giramondo. Questo folletto toccherà tanti paesi stranieri e vediamo insieme poi che cosa succede. Poi alla fine facciamo le nostre considerazioni con attenzione, con rispetto per i vostri figli e ci vediamo dopo. Grazie. Tanto tempo fa, in un paese lontano lontano, viveva un folletto dal nome Giramondo. Abitava a Cesalandia, un ridente paesino circondato dalla verde natura del bosco incantato e popolato da maghi, fatine e simpatici folletti. Tutti gli abitanti di Cesalandia vivevano felici e trascorrevano le giornate saltellando e ballando tra gli alberi e gli abeti del bosco incantato. Solo Giramondo era sempre triste, perché stanco di vedere sempre lo stesso posto e le stesse persone. Perciò trascorreva le giornate a pensare se esisteva davvero il mondo, come aveva letto in molti libri di fiabe, e se in quel mondo, così lontano da lui, vivevano altri folletti, altri maghi e altre fatine. Poco poco. Fallo camminare. Un giorno, mentre si aggirava per il bosco assorto nei suoi pensieri, vide da lontano qualcosa che luccicava tra gli alberi. Era la fata del bosco incantato. Falla entrare la fata. No? Abbassa. Giramondo stava per scappare via, perché fino ad allora mai nessuno era riuscito a incontrare la fata del bosco incantato, ma costei, con un cenno della mano, lo invitò ad avvicinarsi. Giramondo non osò disobbedirle e a piccoli passi, un po' incredulo e un po' spaventato, si portò al suo cospetto. Giramondo, 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 vieni, dimmi Giramondo, che cos'è che ti rende tanto triste? Sai, fatina, qui a Cesalandia tutti vivono felici, ma io no. Io ho letto che esiste un mondo lontano da qui, dove vivono persone diverse da noi, e io vorrei poter conoscere qualche paese lontano. Benissimo, Giramondo, tu sai che Dio possa esaudire tutti i vostri desideri ed ora ho deciso di esaudire il tuo. Vedi, questo è un mappamondo magico, ti basterà farlo ruotare con le mani e ti porterà nel paese che tu vorrai. Ciao
Giramondo. Brava. Che bello, vedrò il mondo. Adesso vado qui. Adesso facciamo un grande applauso a Noemi. Noemi si è fatta un pulitino al piede, però ha voluto partecipare lo stesso perché ha lavorato tanto. E allora la teniamo qua e lei sarà sempre qui oggi. Vabbè, c'è un po' il sole però. Poi Noemi ti mettiamo all'ombra, va bene? La vediamo tutti? Allora, spostiamo la più qua, dai maestra. Eccola qua. Vabbè, lei perché voleva giocare a pallone? Dove sono? Voi chi siete? Sei in Austria, la terra dei grandi duchi, delle grandi battaglie, dei buoni dolci e degli ottimi vini bianchi. Ragazzi,
povero. Ma stai un po' che stai facendo. Vai. Bravissimo! Bravo! Vai, uscite così, dai! Bravo. Vai con lei! È bene, sono molto felice! Dove sono? Voi chi siete? Siamo gli Indios! Bravi! Adesso vado qui. Bravo!
sono? Voi chi siete? Sei a Cuba, terra di Che Guevara, Fidel Castro, famosa per i suoi balli caraibici, conosciuti in tutto il mondo. Adesso balleremo per te insieme all'Ars e India. Bravo Federica! Però non mi ricordo il nome, grazie della sua presenza, assessore. Dov'è la novità? Alma? Assessore Alma, grazie, grazie, grazie per la presenza alle politiche sociali. Abbiamo bisogno di queste persone che sostengono le politiche sociali. Adesso vado qui. America! Bravo! America!
Faranno un piccolo balletto. Siamo pronti? Aspettiamo ancora questi ballerini. Siamo pronti. Grazie. Allora continuiamo col folletto. Antonio, vai, vai. Dove sono? Voi chi siete? Sei in America, il centro economico e culturale di tutto il mondo. Pure voi. Aspetta,
che ballo faranno queste bambine? Ma qualcuno lo sa? Vogliamo indovinare? Secondo voi, qual è il ballo famoso, tipico? Il Sirtaki. Facciamo un applauso a questo nostro poeta. E allora sentiamoci un po' mitici, in questa terra dei grandi miti. E quindi guardiamo un attimino queste bambine che cosa sanno fare. Vai col Sirtaki. In Grecia quest'anno, forza, conviene. Mamma, lo viene. Sta poco. Dalla piscina con gli altri. Dove sono? Voi chi siete? Sei in Grecia, la terra temete le gente, abitati dagli uomini e dagli dei. Ciao Folletto! San Giuliano, facciamo anche storia, se non l'avete capito. E quindi loro, insomma, hanno imparato a conoscere i faraoni e le piramidi. Vediamo un poco.
Varsa. Dove sono? Voi chi siete? Siamo l'Egitto, terra dei faraoni e delle piramidi. Adesso balliamo con te, con la Grecia e l'America. Insieme ai bambini siamo sempre allegri, giochiamo, è il nostro lavoro, ci divertiamo, siamo contenti. Ma stasera, consentitemi di dire una cosa, io sono particolarmente contenta, a parte per i bambini che sono sempre nel nostro cuore, ma perché a me personalmente mi è successa una cosa. È venuta mia madre questa sera qui, che non stava tanto bene, e la vedo lì, è seduta sotto le finestre. Ciao mamma! Scusatemi questa parentesi. Adesso invece proseguiamo. Sei Spagna, la terra del sol, del male, del flamenco. Ciao Folletto! Partecipare, va bene? Ma mamma ha comprato pure il vestito. Scusate intanto. Diglielo Noemi, è vero? Due vestiti, non uno. E adesso niente, siamo passati a Napoli. Quindi terra del sole. Del sole, del calore, insomma, la pomarola, la pizza. E allora partiamo con la rumba degli scugnizzi. Perché noi a scuola ne abbiamo tanti di scugnizzi piccoli piccoli, ma tutti bravi, eh? Siamo pronti? Vai con la rumba degli scugnizzi, vai! Che sia rumba dei scugnizzi, casa palla tutto pizzo. Guardiamo le mani, accompagniamoli. Casa fanno tutto i carini, stretti mano vase e frizzi. Provo gusto e te sciapizzi. Come tanta pirinizza, te ne scinna schizza schizza, fino a quando non scapizza che stia rumbo le scunizzo, spassati e capillo, mo te coglie, mo te pe, quell'ai, che stia rumbo le scunizzo, casa parla tutto pizzo, prove da man pizza in pizzo, casa fanno due carizzo, provo gusto e te sciapizzo. Chiuda pizza, come tanta pirinizza, te ne scina schizza schizza, fino a quando non scapizza che stia rumbo le scugnizze. E fai un applauso! Oh, giovine, furne campane, lo giardino tutto fresco, che stia rumbo le scugnizze. Cada fanno due carizzi, provo questo e te ci avvizzi, chiudi spine e chiuda pizzi, con tanta pirenza.
inizia, te ne scinna schizza schizza fino a quando non scavizza che sia un cuore scinizza. Vai, vai, vai! Udo mai che copiano! E allora adesso abbiamo una maschera importante per Napoli. Ma secondo voi chi è? Pulcinella. È Pulcinella, vero? E adesso indovinate che c'è? La? Tarantella. Ma come sono bravi questi genitori! Facciamogli un applauso a questi genitori. Allora, se vi spostate, cari signori, perché dietro non vedono, grazie, c'è spazio per tutti e vediamo tutti qua. Doveroso salutare il vice sindaco che è Dove sono? Voi chi siete? Ma come? Non lo conosci? È l'Italia, quel grande stivale colorato e tanto allegro. Bolle, Cristo e Napoli, aderro solo Romare e Ravizz, che allora in Napoli che tutta ne fa, ma nessuna sa più fa. Allora am ballo insieme a noi a Tarantella. Grazie assessore per la sua presenza, grazie. Allora continuiamo col folletto. Antonio, vai, vai. Dove sono? Voi chi siete? Sei in America, il centro economico e culturale di tutto il mondo. Pure voi! Dove sono? Voi chi siete? Siamo l'Egitto, terra dei faraoni e delle piramidi. Adesso balliamo con te, con la Grecia e l'America. Bambini verso una società multiculturale e insegnare loro che gli uomini sono tutti uguali, anche se il colore della pelle è diverso. Ma ciò che rende diverse le persone sono le lingue, le tradizioni, le culture. Proprio per questo il compito educativo e soprattutto della scuola dell'infanzia è quello di formare il bambino alla logica della convivenza costruttiva in un tessuto sociale e culturale multiforme. Ecco perché vogliamo mischiare, diciamo così, questo ballo, perché tutti i bambini sono uguali e vogliamo imparare da loro le tradizioni e le culture. Giuseppe,
Abbiamo una maschera importante per Napoli. Ma secondo voi chi è? Pulcinella. È Pulcinella, vero? E adesso indovinate che c'è? La? Tarantella. Ma come sono bravi questi genitori! Facciamogli un applauso a questi genitori. Allora, se vi spostate, cari signori, se vedono o non vedono, grazie, c'è spazio per tutti e vediamo tutti qua. Doveroso salutare il vice sindaco. Dove sono? Voi chi siete? Ma come? Non lo conosci? È l'Italia, quel grande stivale colorato e tanto allegro. Folle, Cristo e Napoli, aderro solo Romare e Rapiz, che allora in Napoli che tutta vorne fa, ma nessuna sape fa. Allora amo, ballo insieme a noi a Tarantelle. Sono Cesario D'Agostino, vice sindaco e nonché assessore alla pubblica istruzione. Per prima cosa voglio ringraziare il dirigente scolastico per l'invito, voglio esprimere i sentiti ringraziamenti a tutto il corpo docente per l'impegno e la proficua attività didattica che è garanzia di crescita culturale, morale e civile delle giovani generazioni del nostro paese. Parimenti
Voglio ringraziare tutto il personale ATA, la cui opera è fondamentale per il buon funzionamento della scuola. Rivolgo infine un affettuoso saluto ai nostri giovanissimi attori e attrici, unitamente ai loro genitori e parenti, che si apprestano ad un periodo di meritato riposo dopo l'impegno faticoso di un anno scolastico. Auguri a tutti e buone vacanze. Grazie vice sindaco, passo la parola al nostro presidente di circolo. È sempre buonasera, stasera è stata veramente una festa, una grande festa colorata, un arcobaleno. Che dire, grazie alle maestre, grazie al direttore, grazie a chi sostiene tutta, è un'essenzialità che cresce, nasce e si sviluppa grazie anche alla voglia, all'amore, alla passione di chi ci crede. Io vedo che queste maestre ci credono veramente e riescono proprio a mandare flussi d'amore forte. Hanno detto tutto, io devo ringraziare i bambini innanzitutto perché sono loro i protagonisti e sono quelli che poi ci fanno divertire anche noi, le docenti ovviamente che sanno ben gestire la situazione, poi i genitori che siete sempre presenti e attenti e non mancate mai alle grandi occasioni. Generation.
sono delle parole che le maestre dal cuore hanno espresso ai vostri bambini. 3 anni trascorsi insieme, noi insegnanti e voi piccoli alunni. Abbiamo condiviso giochi, allegria, sorrisi timidi ed innocenti, lacrime dolci ed ingenue. Ci siamo arricchiti a vicenda in giorni di sole e di pioggia. Vi ringraziamo per tutto quello che ci avete dato. Porteremo con noi i vostri occhi furbi che da lontano, con timore, ci hanno osservato e hanno capito quando l'aria intorno poteva essere pesante per un problema qualsiasi o per timore di un saggio da preparare. Grazie a tutti voi, piccoli bambini, che insieme a noi avete iniziato a muovere i primi passi in un circuito, quello della vita, che vi porterà ad essere grandi uomini e grandi donne. Resterete sempre nei nostri cuori, l'ulteriore pagina piena del nostro libro della vita. Vi vogliamo bene. Viva la festa della scuola! Facciamo un ringraziamento particolare a Melania D'Alterio, Pina Schettino, le maestre di ballo, e a tutte le altre maestre della nostra scuola. Grazie, grazie, grazie. Buone vacanze per chi va via.